Vediamo ora il teorema di Bernoulli. La situazione è la stessa di prima, c'è questa conduttura e una massa infinitesima d'acqua di M1 che entra, un'altra massa infinitesima d'acqua di M2 che esce. La prima entra attraversando la sezione S1, la seconda esce attraversando la sezione S2 e questi attraversamenti avvengono in un tempo infinitesimo di T. Il teorema di Bernoulli, di cui qui non do la dimostrazione, è espresso attraverso questa formula. Ci sono tre termini sommati, sono tre densità di energia, la loro somma è costante nel senso che è uguale per tutte le sezioni del tubo. Le tre densità di energia sono la densità di energia cinetica, la densità di energia potenziale gravitazionale e la densità di energia legata alla pressione. Qua per esempio sono mostrate le due sezioni S1 e S2 e la somma di questi tre termini è la densità di energia epsilon, che sarebbe quanta energia c'è nell'acqua per unità di volume. Questa densità di energia epsilon, che è la somma di tre termini, è uguale nella posizione 1, dove è la sezione 1, e nella sezione 2. Epsilon 1 uguale epsilon 2. Prima però di arrivare alla densità di energia, ragioniamo in termini di energia. Considerando le due masse d'acqua, dm1 e dm2, una che entra e l'altra che esce dalle due sezioni. Nel caso di un flusso d'acqua stazionario, cioè che non cambia nel tempo, si potrebbe anche immaginare che queste due masse d'acqua non sono due masse d'acqua diverse, ma è la stessa massa d'acqua che prima si trovava qua e poi dopo un certo tempo si trova quassù. Questa interpretazione è possibile soltanto se il flusso dell'acqua è stazionario nel tempo, cioè se il flusso d'acqua è lo stesso in tutti gli istanti. Quindi questa fotografia, fatta dopo 10 secondi o dopo un minuto, è identica a come era 10 minuti prima o un minuto prima. Con questa interpretazione, allora possiamo immaginare che questa massa d'acqua infinitesima, mentre si sposta, cambia ciascuno dei suoi tre termini di energia. Quindi cambia la sua energia cinetica, cambia la sua energia potenziale, cambia la sua energia di pressione. Però la somma di questi tre termini non cambia mai. Quando per esempio questa massa d'acqua sarà arrivata quassù, avrà una diversa energia cinetica, quassù per esempio va più veloce, come abbiamo visto prima, rispetto a come andava qua sotto, quindi avrà più energia cinetica. Avrà anche una diversa energia potenziale gravitazionale, perché è salita di quota, quindi quassù, dove l'altezza è maggiore, avrà una maggiore energia potenziale gravitazionale, prima ce l'aveva più piccola. Quindi anche l'energia potenziale gravitazionale è cambiata e in questo esempio è aumentata. Ma allora il terzo dei tre termini di energia, l'energia legata alla pressione, in questo esempio dovrà necessariamente diminuire, perché i primi due termini sono aumentati, le prime due energie. È aumentata l'energia cinetica, è aumentata l'energia potenziale gravitazionale, dovrà diminuire il terzo termine per compensare, cioè l'energia di pressione, in modo tale che la somma dei tre termini di energia quando l'acqua sta qui è uguale alla somma dei tre termini di energia quando l'acqua sta quassù. Se invece non vogliamo considerare il flusso stazionario, quindi non vogliamo interpretare queste due masse d'acqua come la stessa massa d'acqua che si è spostata, allora dobbiamo immaginare che questa sia una fotografia istantanea con una massa d'acqua che sta per entrare attraverso la sezione S1 in questo tratto di tubo e quest'altra massa d'acqua, che è uguale alla prima, che sta per uscire da questo tratto di tubo, quindi sta per attraversare la sezione S2. Allora dobbiamo immaginare che questa massa d'acqua che sta per entrare ha l'energia totale data dalla somma di tre termini, che sono diversi come valore dai tre termini di quest'altra massa, però la somma di questi tre termini è uguale alla somma di questi altri tre. Ora vediamo meglio quali sono questi tre termini. Abbiamo detto che sono l'energia cinetica, un mezzo mv alla seconda, l'energia potenziale gravitazionale mgh e l'energia di pressione pv. Siccome qui stiamo immaginando una massa d'acqua, delle masse d'acqua infinitesime, allora tutti questi termini sono infinitesimi, ecco perché ci sono le d davanti. Infatti la massa d'acqua che stiamo considerando, sia la 1 che la 2, è una massa d'acqua infinitesima, quindi non è un mezzo mv alla seconda l'energia cinetica, ma un mezzo dm v alla seconda, una massa d'acqua infinitesima qui, dm infinitesima qua, e anche il volume
non è un volume finito, ma è un volume infinitesimo, quindi non è PV ma P dV. Il volume a sua volta è legato alla massa attraverso la densità. La densità è massa fratto volume, quindi volendo ricavare il volume bisogna fare la massa fratto la densità. Quindi questo volume infinitesimo è la massa fratto la densità. Quindi ecco che i tre termini possono essere riscritti. Termine cinetico, questo qua, termine potenziale gravitazionale e il termine di pressione viene riscritto come P dm fratto la densità. La somma di questi tre termini, sono tre termini di energia, rimane costante, quindi la massa che entra e la massa che esce, dm1 e dm2, singolarmente, separatamente hanno questi tre termini differenti, però la loro somma è uguale sia per la 1 che per la massa 2. Come è scritto qua, la somma dei tre termini di energia per la massa 1 è uguale alla somma dei tre termini di energia per la massa 2. E più in generale, la somma dei tre termini di energia è costante per ogni massa che io vado a prendere qua in mezzo, per ogni dm. Siccome è scomodo lavorare con le masse infinitesime e le quantità di energia infinitesime, dc, dg, dp, è meglio trasformare questa formula in un'altra che abbia soltanto grandezze fisiche locali, non infinitesime. Basta dividere per il volume infinitesimo della massa considerata, cioè per esempio se stiamo considerando questa massa dm1 basterà dividere per il suo volume dv1, se stiamo considerando quest'altra massa dm2 dividiamo per il suo volume, se stiamo considerando una massa qualunque qua in mezzo dm dividiamo per il suo volume. In pratica facciamo questa operazione qui, dividiamo la massa infinitesima, queste fettine di acqua, per il loro volume e otteniamo la densità. Così, prendendo questa quantità di energia infinitesima della fettina d'acqua, dividendo per il suo volume, otteniamo la densità di energia epsilon, densità di energia nello spazio, e la otteniamo dividendo ciascun termine per il volume infinitesimo dv. Quindi qui abbiamo dm su dv viene la densità, qui dm su dv viene di nuovo la densità, e questo terzo termine, che poi era questo, dividendo per dv rimane la pressione. Ed eccolo qua. Ora che non abbiamo più le masse infinitesime, ma abbiamo quantità locali, puntuali, come le densità, le pressioni e le altezze, allora possiamo interpretare questa formula di Bernoulli in questo modo. Prendiamo una sezione S1, la stessa di prima, una sezione S2 quassù. Non disegniamo più delle fettine d'acqua che stanno per entrare o per uscire, quindi dm1 e dm2, non le disegniamo più, ma invece consideriamo la densità dell'acqua su questa sezione, prendiamo il punto centrale della sezione, la densità dell'acqua su quest'altra sezione, queste due densità poi le poniamo uguali perché l'acqua è incomprimibile, poi consideriamo le velocità con cui sta scorrendo l'acqua. Qui scorre in questo punto con questa velocità più piccola perché la sezione è più grande, l'abbiamo visto prima, è l'equazione di continuità. Qui scorre invece l'acqua con una velocità V2 maggiore perché la sezione è più piccola. Poi consideriamo le diverse altezze H1, immaginiamo che questo sia il livello H uguale a 0, il livello del terreno. Quindi H1 è l'altezza fino a metà sezione, H2 è l'altezza fino a quassù. E infine consideriamo le pressioni, cioè la pressione dell'acqua su questa sezione P1 e la pressione dell'acqua su quest'altra sezione P2. Allora la somma di questi tre termini è costante. Vediamo intuitivamente che vuol dire. Qui per esempio abbiamo una velocità minore V1 minore di V2, l'abbiamo appena detto, quindi il termine di densità d'energia dovuto all'energia cinetica, quindi la densità di energia cinetica è minore sulla sezione 1 che sulla sezione 2, proprio perché V1 è minore di V2, questo termine dipende da V alla seconda. Andiamo a vedere il secondo termine, il termine di densità d'energia potenziale gravitazionale. Siccome H1, la quota di questa sezione, è minore di H2, la quota di quest'altra, allora anche il secondo termine è minore sulla prima sezione rispetto alla seconda sezione. In altre parole, qui c'è meno densità di energia gravitazionale piuttosto che qua. Allora, il terzo termine, che è il termine di pressione, deve compensare, e questo significa che sulla sezione 2
anzi sulla sezione 1 il termine di pressione deve essere maggiore, quindi la pressione in 1 deve essere maggiore della pressione in 2, così che il primo termine vince sulla sezione 1, il secondo termine vince sulla sezione 2, cioè no, il contrario, il primo termine vince sulla sezione 2 perché c'è maggiore velocità, il secondo termine vince sulla sezione 2 perché c'è maggiore altezza, il terzo termine perde sulla sezione 2. E questo è anche logico, che la pressione 1 sia maggiore della pressione 2, è logico per due motivi. Il primo motivo è che il punto 1 si trova più in basso del punto 2, quindi per la legge di Stevin la pressione è maggiore in basso. Il secondo motivo è che dove l'acqua scorre più lentamente preme di più perpendicolarmente contro le pareti, dove invece l'acqua scorre più velocemente preme di meno, perché scorrendo sulle pareti esercita meno forza normale. E questo è l'effetto Venturi. Più l'acqua scorre veloce, meno pressione fa. Quindi ci sono due motivi per cui la pressione in 1 è maggiore della pressione in 2. Riassumendo fin qui, la somma della densità di energia cinetica qui più la densità di energia potenziale gravitazionale sempre in 1 più la pressione in 1 è uguale alla somma della densità di energia cinetica in 2 più la somma della densità di energia gravitazionale in 2 più la pressione in 2, cioè la densità di energia totale in 1, la somma di queste tre densità di energia è uguale alla densità di energia totale in 2, cioè la somma di queste tre densità di energia, anche se singolarmente i singoli termini sono diversi, le singole densità di energia sono diverse tra 1 e 2, ma la loro somma rimane uguale. Vediamo quest'altro esempio. Qui il tubo di nuovo è più largo all'inizio, più stretto alla fine, ma stavolta l'acqua scende anziché salire. Cioè la sezione 2 si trova più in basso della 1. Allora andiamo a vedere i tre termini, cioè le tre densità di energia. Cominciamo con la densità di energia cinetica. Dove la sezione è più grande, la velocità è più piccola. Quindi dove vince questo termine di energia cinetica? Vince sulla sezione 2, perché sulla sezione 2 l'acqua scorre con maggiore velocità. Dove vince invece il termine di densità di energia potenziale gravitazionale? Vince sulla sezione 1, perché la sezione 1 si trova più in alto della sezione 2. Quindi le due sezioni diciamo che stanno 1 a 1, perché la sezione 2 ha vinto sul primo termine, la densità di energia cinetica, mentre invece la sezione 1 ha vinto sul secondo termine perché è più in alto. Allora, il terzo termine non è chiaro chi vincerà, se vincerà la sezione 1 o la sezione 2, cioè dove sarà maggiore la pressione, sarà maggiore P1 o sarà maggiore P2. Questo non si sa, bisogna fare i calcoli specifici in questo caso, conoscendo i dati che qui non ci sono, quindi bisogna conoscere le altezze H1 e H2, le sezioni S1 e S2 e soltanto dopo si potrà dire se la pressione 1 è più grande della pressione 2 o viceversa, o magari se sono anche uguali. Come ultimo esempio vediamo quest'altro caso ancora, dove la sezione inizialmente è più stretta e poi si allarga, quindi è un caso diverso dai due casi di prima, dove la sezione era prima larga e poi stretta, qui è il contrario, prima è stretta e poi larga. E poi questo esempio ricalca l'esempio precedente, dove l'acqua scende da una sezione più alta a una più bassa. Andiamo a vedere i tre termini. Densità di energia cinetica, dove è che vince? Vince sulla sezione 1, perché è più stretta e lì l'acqua va più veloce. V1 maggiore di V2. Vediamo il secondo termine, densità di energia gravitazionale. Dove vince? Vince ancora sulla sezione 1, perché la sezione 1 è più in alto della sezione 2, H1 maggiore di H2. Allora, avendo già vinto due volte la sezione 1, 2 a 0, allora sicuramente il terzo termine, cioè la densità d'energia dovuta alla pressione, sicuramente dovrà vincere sulla sezione 2, cioè la sezione 2 dovrà avere una pressione maggiore della sezione 1. Sicuramente P1 deve essere minore di P2, P2 deve vincere, in modo tale da riequilibrare, altrimenti questa somma non sarebbe uguale sulle due sezioni. Avendo la sezione 1 vinto i primi due termini, il terzo termine deve vincere la sezione 2. Ma che P1 sia minore di P2 è anche logico per gli stessi due motivi di prima. P2 si trova più in basso, la sezione 2 è più in basso della sezione 1, quindi per la legge di Stevin più in basso c'è maggiore pressione. L'altro motivo è che l'acqua scorre più lentamente,
dove la sezione è larga e scorrendo più lentamente ha modo di fare più pressione sulle pareti, invece dove l'acqua scorre veloce fa meno pressione, è l'effetto Venturi. Infine, tornando all'interpretazione precedente, quella che dicevamo del caso stazionario, del flusso stazionario, invece di considerare acqua che entra e acqua che esce, cioè invece di considerare una fotografia istantanea dove noi andiamo a guardare velocità di scorrimento dell'acqua in 1 e in 2, pressione in 1 e in 2 e altezze in 1 e in 2, possiamo invece immaginare con l'altra interpretazione stazionaria che una certa particella d'acqua da qui si stia spostando e vada a finire qua giù. Allora, mentre questa particella d'acqua si sposta, cambia i suoi tre termini di pressione, cioè di energia, i suoi tre termini di densità di energia. Cioè questo volumetto d'acqua che sta scorrendo qui all'inizio aveva più energia cinetica, densità di energia cinetica, ma poi perde energia cinetica, infatti la sua velocità diminuisce. Poi all'inizio aveva più densità di energia potenziale gravitazionale perché era più in alto, poi scendendo perde energia potenziale gravitazionale, quindi ha perso sia passando da 1 a 2, dalla sezione 1 alla sezione 2, ha perso sia energia cinetica che energia potenziale gravitazionale, ma allora per la conservazione dell'energia bisogna che acquista qualcosa nel terzo termine, quindi acquista pressione, quindi passa da un luogo dove la sua pressione è minore a un luogo dove la sua pressione è maggiore, P2 maggiore di P1. In conclusione, il volumetto d'acqua durante il suo moto cambia continuamente i suoi tre termini di densità di energia, cambia la sua velocità, questo volumetto d'acqua mentre scorre, cambia la sua altezza, quindi cambia velocità, altezza e cambia anche pressione, in modo tale però che questi tre termini rimangano, la loro somma rimanga costante, le tre densità di energia. Tuttavia è preferibile la prima interpretazione, non quella del volumetto d'acqua che si sposta, perché quella del volumetto d'acqua che si sposta ha bisogno dell'ipotesi di flusso stazionario. Invece l'interpretazione di una fotografia istantanea dove ci sono due sezioni e si vanno a vedere le grandezze fisiche in quel momento contemporaneamente sulle due sezioni, quindi velocità, altezza e pressione, velocità, altezza e pressione, secondo me è più corretta perché non richiede il flusso stazionario, è semplicemente una fotografia istantanea, uno va a vedere velocità dell'acqua qui e qui, va a vedere altezza di questa sezione, di quest'acqua qui e qui, e va a vedere la pressione dell'acqua qui e dell'acqua qui, quindi sono dei confronti istantanei, fatti in due punti diversi del fluido, cioè del liquido. Ricordiamo che deve essere un liquido e non un gas, quindi la parola fluido qui non va bene, deve essere per forza un liquido, perché il gas sarebbe comprimibile, cioè la densità del gas cambierebbe. Se noi invece abbiamo ipotizzato sin dall'inizio che la densità non cambia mai, è perché stiamo usando un liquido, quindi non un gas, allora non dobbiamo dire del fluido, dobbiamo dire del liquido.